Situazione stabile ma pur sempre sotto la lente di ingrandimento da parte degli enti locali, delle forze dell'ordine e delle realtà che gestiscono l'accoglienza a Gorizia nei comuni della provincia. Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Diego Moretti è cauto nel commentare i flussi migratori che stanno interessando il capoluogo isontino, evidenziando come i numeri di arrivi per Gorizia, ma soprattutto per Gradisca, siano ancora troppo elevati. Mi risulta che sia una situazione in qualche maniera stabilizzata. È chiaro che una città di 40.000 abitanti, un po' meno, averne 800 non è cosa da poco. Devo dire però che l'organizzazione dell'accoglienza è abbastanza buona, rimane il problema vero che queste persone, non avendo per deficit normativi la possibilità di fare anche di fare qualcosa durante la giornata, è chiaro che girano per la città, vanno in riva all'Isonzo con grossi e enormi pericoli, come abbiamo avuto modo di vedere, e quindi è chiaro che l'immagine che viene data non è un'immagine positiva. Ricordo che c'è il tema serissimo di 500 richiedenti asilo a Gradisca. Gradisca ha 7.000 abitanti, capiamo che 500 su 7.000 sono quasi l'8%, quindi insomma sono numeri veramente forti per una cittadina che peraltro sta rispondendo benissimo a questo tema, che è un tema per loro drammatico da diversi anni.